qui alla Maddalena il 2 agosto per puntare i riflettori di nuovo sulle opere incompiute e sugli sprechi italiani, perché qui sono stati spesi oltre 350 milioni di euro per queste opere che alla fine non hanno avuto alcuna destinazione di uso. Un motivo anche per attirare e puntare gli occhi sulla Sardegna, perché sappiamo questa è una stagione turistica e questa regione vive anche di questo, ma è stata di certo un'occasione per Beppe Grillo anche per tornare sui temi di attualità nazionale, sulla politica nazionale. Io vi faccio ascoltare le sue parole proprio in merito a questo, vi restituisco la linea a voi. Non si può pensare al voto a questo punto? Assolutamente sì, ma io sarei orgogliosissimo di andare al voto, magari andare, perché non vanno al voto? Hanno le maggioranze su tutto, se gli italiani decideranno che si continuerà così, decideremo, io prenderò atto che hanno ragione gli italiani, ho avuto torto io a dare 6-7 anni della mia vita, ho avuto torto io. Va bene? Prenderò atto, ma i cittadini italiani devono decidere se vogliono un mondo fatto di queste cose o provare, minimamente provare a un cambiamento, senza pensare a che se hanno un piccolo investimento in boto o CCT e passiamo dall'euro alla lira nazionale possa essere una catastrofe del loro piccolo patrimonio, perché tra un po' il piccolo patrimonio degli italiani non c'è più, mancano dai 20 ai 40 miliardi, entro settembre si devono trovare, abbiamo a che fare con gente fasulla, falsa, ipocrita. Ti siede a un salone di trattative, hanno già determinato tutto prima, è tutto marketing. Così Grillo in Sardegna oggi.